Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, qui vi parla è Simodan 2000 e oggi ragazzi siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 per mostrarvi la migliore build per quanto riguarda le missioni parallele, le missioni esperto, insomma tutto il PvE del gioco. Ovviamente ragazzi, per quanto riguarda questa build andrò ad elencarvi tutte le mosse e ovviamente anche la superanima che verrà appunto utilizzata per quanto riguarda questa build. Quindi cercate di seguirmi e io spero ovviamente di essere il più chiaro e conciso possibile. Prima di iniziare, ragazzi, ovviamente vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Inoltre invito anche ragazzi ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a lasciare un commento se il video è stato anche di vostra utilità e soprattutto, ragazzi, vi invito anche a condividere il video. Detto ciò, a questo punto ragazzi, direi che siamo pronti per iniziare e andiamo subito a vedere quali sono le mosse per quanto riguarda questa build. Allora, per quanto riguarda le mosse che io vi consiglio, diciamo le mosse utili sia per le missioni parallele, per fare molto danno, e anche per i raid, missioni esperto, insomma, diciamo le mosse che secondo me fanno più danno, quelle lì più utili, sono queste qui. Allora, con R2 più triangolo io ho selezionato il Super Kienzan. Questa qui è una mossa, e mi raccomando, seguitemi bene, una mossa ottenibile con la missione esperto numero 4. E il Super Kienzan è una mossa che tra l'altro richiede 200 di aura, ma vi assicuro che queste due tacche di aura, di 200 appunto, sono ben spese perché crea appunto un gigantesco Kienzan che tra l'altro è una mossa imparabile, ovvero che non può essere parata. Insegue e soprattutto va anche ad altissima velocità, ovvero che è molto veloce ad inseguire l'avversario e a partire all'attacco. Infatti infligge più danni e segue il bersaglio con maggiore precisione, come vedete lì. Poi come mossa su quadrato abbiamo il bombardiere DX. Questa qui è una mossa di Nappa. Questa qui ragazzi è una mossa che soprattutto se utilizzata in un raid o una missione esperto, utilizzarla sempre vi farà al 90% arrivare primi nella classifica finale, quando vedrete che appunto ci sarà la classifica tra le 6 posizioni e se vi volete avere lo sfizio di arrivare primi, vi suggerisco di utilizzare questa mossa, ovvero il bombardiere DX. È una mossa di Nappa, appunto c'è scritto lancia un colpo dell'aura capace di annullare anche i colpi dell'aura nemici più potenti, richiede un tempo di preparazione elevato, infatti richiede giusto qualche secondo di tempo per essere preparata, ma vi assicuro che poi con la pazienza di caricare questa mossa verrete degnamente ricompensati. E questa qui è una mossa ottenibile con l'allenamento di Nappa, quindi cercate Nappa che dovrebbe trovarsi appunto intorno alla bacheca delle missioni parallele oppure alla bacheca delle battaglie online, lo cercate, lo trovate e vi fate allenare per questa mossa. Poi veniamo appunto alla mossa cardine di questa build. È una mossa che tra l'altro io ho scoperto da poco perché avevo completamente ignorato la sua esistenza, perché io ero abituato più a utilizzare la meditazione di Jiren, mossa che tra l'altro tutti vogliono per quanto riguarda l'aumento dell'aura, perché sapete che la meditazione vi farà aumentare l'aura fino a 10 barre di aura possibili, che sarebbe appunto il massimo. E invece da poco ho scoperto questa mossa qui, ovvero Formazione. Formazione è una mossa ottenibile in una missione parallela del DLC di Vegeta Super Saiyan Blue Evoluto, Vegeta Super Saiyan God e Ribrien. Infatti la mossa appartiene a Ribrien. Ma andiamo a leggere appunto la descrizione. Come descrizione abbiamo: esegui una posa e potenzia temporaneamente i colpi dell'aura e abilità per colpire. Tieni premuto per eseguire fino a 3 pose, aumentando l'effetto con ciascuna. Esegui la posa finale per recuperare l'aura. Dunque, cosa sa dire questa descrizione? Praticamente, la formazione non è altro che una sorta di meditazione con un effetto aggiuntivo. Ovvero, se voi utilizzate questa formazione, tenete premuto il tasto, in questo caso io ce l'ho su cerchio, quindi premete il tasto cerchio, poi non so voi dove la metterete, su quale tasto. Se tenete premuto appunto il suddetto tasto, vedrete che il vostro personaggio attiverà questa mossa e una volta attivata la formazione la vostra aura aumenterà e una volta aumentata vi ricaricherà anche 2 o 3 barre d'aura. Adesso non ricordo con precisione. Però la sua utilità, oltre a questa qui, che come vi ho detto è una sorta di meditazione però potenziata, vi permetterà anche di aumentare, come c'è scritto lì, potenzia temporaneamente i colpi dell'aura e abilità per colpire. Vi assicuro che utilizzando questo rinforzo, perché praticamente vedete la formazione e anche la meditazione sono due mosse di tipo rinforzo, utilizzando la formazione e
anche una mossa suprema, in questo caso un super colpo dell'aura, vi suggerisco. Farete dei danni assurdi. Io l'ho provato sul mio personaggio con appunto un sacco di abilità, soprattutto quelle lì che tra poco vi farò vedere. Vi assicuro che farete dei danni incredibili con la formazione. Quindi io ve la suggerisco a mani non basse, bassissime. Poi dopo la formazione vi suggerisco come carica ovviamente la carica suprema, che vi dico è secondo me la miglior carica del gioco per quanto riguarda il PvE, per ovviamente, perché poi se volete entrare nel PvP vi suggerisco la carica raffica, però questo video è incentrato sul PvE, quindi vi suggerisco di più la carica suprema, ovvero una carica che appunto partite lentamente, però pian piano che vi caricate l'aura inizierà a salire molto molto velocemente. Come appunto c'è scritto, come vedete, nella descrizione, ovvero la tua velocità di recupero dell'aura sarà lenta all'inizio, ma più a lungo la carichi, più velocemente si caricherà l'aura. Utilizza questa tecnica quando vuoi, caricare una grande, per caricare appunto una grande quantità di aura. E a questo punto, questa è la carica che vi consiglio di utilizzare per il PvE, per le missioni. È ovviamente ottenibile sempre con i DLC di Vegeta Super Saiyan Blue Evoluto, Vegeta Super Saiyan Gold e Ribrien. Quindi formazione a carica suprema, se la volete acquistate quel DLC. Vedete che in copertina ci sono Ribrien e Vegeta. Poi per quanto riguarda invece, ragazzi, le mosse supreme, questo qui è un discorso, diciamo, facoltativo, nel senso qui le supreme vi suggerisco di mettervi quelle che volete, però a parer mio, se volete seguire, diciamo, dei miei consigli, io come prima suprema vi suggerisco altamente di utilizzare questa qui, la tempesta gigante. Allora, vi dico subito che questa mossa è forse la suprema più sottovalutata di tutto il gioco, perché io l'ho usata per molto tempo, però diciamo che è una suprema che, diciamo, tutte le persone che mi hanno visto utilizzare ignoravano l'esistenza, perché tutti quanti utilizzano o le mosse di Goku Ultra Istinto oppure quelle lì più forti di Vegeta, di Baby, diciamo le classiche supreme. Questa qui è la suprema di Nappa. Scatena una potente esplosione sotto il nemico, alzati in volo per proteggerti dall'onda d'urto. Vi dico che nei raid, nelle missioni parallele e anche nelle missioni esperto, facendo sempre o bombardiere di X o tempesta gigante, arriverete quasi sempre primi, perché questa mossa, soprattutto per le missioni parallele, fa dei danni assurdi, ma soprattutto colpisce una grandissima quantità di nemici. Se i nemici sono, diciamo, tutti attaccati vicini tra di loro, utilizzate questa mossa e vedrete che riuscirete a colpirli appunto tutti insieme se sono raggruppati, e farete dei danni incredibili. Io ve la consiglio altamente, poi ovviamente vi dico, le supreme sceglietele come volete. Ma in questo caso la tempesta gigante vorrei farvela appunto conoscere, rivalutare se qualcuno magari l'ha utilizzato oppure lo ha deluso. E poi come seconda suprema, poi vi ho detto appunto che la tempesta gigante si può ottenere nel negozio medaglie FT. È la suprema di Nappa, però questa suprema la ottenete nel negozio medaglie FT. Non mi ricordo esattamente quante medaglie costa questa mossa, però vi assicuro che costa poco, mi ricordo che costa poco, però è una suprema davvero molto utile, quindi mi raccomando, questa qui, negozio medaglie PT. Per quanto riguarda la seconda suprema, beh, questa è la suprema forse una delle più forti, se non la più forte, e anche la suprema più conosciuta del gioco, ovvero Raggio Letale dell'Imperatore, suprema di Golden Freezer, ottenibile anche questa nel negozio medaglie PT, che tra l'altro costa ben 20 medaglie PT, costa 400, lancia colpi dell'aura della punta delle dita in modo variabile a seconda dell'aura di cui disponi. Ovviamente, ragazzi, in questo caso questa è una suprema che iniziate con 400 di aura, ma se avete l'aura al massimo, ovvero con 10 tacchi di aura, quindi in questo caso con l'aura al 100%, farete dei danni incredibili con questa suprema, perché lancerete dei raggi di energia davvero potentissimi. Più aura avete, più il raggio sarà lungo, ovviamente. Quindi questa qui è la suprema che insieme alla tempesta gigante vi consiglio di utilizzare. Per quanto riguarda appunto le trasformazioni, questo è anche un discorso che vi suggerisco di ascoltarmi molto bene. Per quanto riguarda appunto le trasformazioni, vi suggerisco appunto di utilizzare in questo caso il Super Vegeta. Attenzione, qui diciamo che c'è una possibilità di poter scegliere. In questo caso vi suggerisco di utilizzare il Super Vegeta. Perché? Il Super Vegeta è una trasformazione incentrata specialmente, anzi soprattutto, sui super colpi dell'aura.
quindi le nostre supreme, ovvero tempeste giganti, il raggio totale delle temperature e altre supreme e così via. Ovviamente se avete diciamo abbastanza aura, diventerete Super Vegeta 2 e quindi di conseguenza la vostra potenza nei super colpi dell'aura aumenterà. Io utilizzo questa trasformazione, però se, ovviamente questa è una trasformazione ottenibile facendo sempre l'allenamento con Vegeta. Vegeta vi darà sia il Super Saiyan che il Super Vegeta, perché appunto è la sua trasformazione. Però in questo caso, ragazzi, io vi suggerisco di utilizzare, se non volete mettere il Super Vegeta, a questo punto il Super Saiyan Blue evoluto. Però qui vi suggerisco di fare attenzione, perché diciamo molti di voi sapranno che il Super Saiyan Blue evoluto è una trasformazione che consuma tantissima aura. Infatti lì c'è scritto: supera i tuoi limiti per proteggere i tuoi cari, diventerai più potente di quanto sei un Super Saiyan Blue, ma userai anche più aura. Qual è il problema? Che con Super Saiyan Blue evoluto sicuramente sarete ancora più forti, e anche questa qui è una trasformazione incentrata sui super colpi dell'aura, quindi sulle nostre supreme. È la trasformazione direi migliore del gioco per quanto riguarda il PvE. Però qual è il problema? Che utilizzandola, soprattutto anche con il raggio letale dell'imperatore e anche con la formazione sì, vi aumenterà un po' l'aura e vi farà ottenere anche 2-3 stacche di aura in più. Però se in questo caso utilizzerete il raggio letale dell'imperatore o anche qualche altra suprema o anche le mosse speciali che richiedono sempre aura, purtroppo sarete costretti sempre a trasformarvi e anche a caricarvi costantemente nelle missioni. Non so quanto potrebbe essere, quanto possa essere conveniente questa cosa, perché sarà sì all'inizio diciamo bello poter sfruttare questa trasformazione, però alla lunga diventa anche un po' stancante e noioso ogni volta doversi trasformare, perché vi assicuro che vedete il costo dell'aura è 500, ma è una trasformazione che consuma davvero molta molta aura, quindi diciamo un po' anche a vostro rischio e pericolo. Per quanto mi riguarda, la trasformazione migliore, ragazzi, in questo caso è il Super Vegeta. Vi suggerisco assolutamente il Super Vegeta come trasformazione. Però se voi, diciamo, anche per estetica, per maggiori danni, volete qualcosa in più, a questo punto usate il Super Saiyan Blue evoluto. Però ve lo dico, io ho fatto un test tra Super Saiyan Blue evoluto e Super Vegeta, non cambia quasi nulla. Anzi, il Super Saiyan Blue evoluto fa dei danni in più, ma sono davvero leggerissimi e non è che si notano così tanto. Quindi in questo caso io vi suggerisco più il Super Vegeta. Poi vedete voi ovviamente. Poi come abilità di schivata, beh, in questo caso vi suggerisco la Guardia Castigatrice, che è la l'evasiva di Gogeta di Super Saiyan di quarto livello, che secondo me è la migliore. Che praticamente vi mettete in una posa tipo provocatoria, un po' come diciamo è abituato a fare Gogeta di quarto livello, e trascorrerà un po' di tempo e voi diventerete assolutamente intoccabili. Questa è utile soprattutto per quanto riguarda i raid e le missioni esperto, in cui appunto i boss lì dei raid vi attaccheranno con la tempesta sbucciante, quella mossa in cui attivano quella sorta di rosellina che vi insegue. Utilizzate questa evasiva e per tutto il periodo, il lasso di tempo di quella rotellina, voi diventerete assolutamente intoccabili, quindi non potrete essere colpiti. Tra l'altro la Guardia Castigatrice, diciamo che non ricordo esattamente dove si ottenga, ma se non sbaglio in un o in una missione parallela, oppure vi suggerisco di controllare il negozio medaglie PT o proprio il negozio abilità stesso. Diciamo, penso più il negozio abilità e il negozio medaglie PT, perché nelle missioni esperto lo escluderei per il momento. Poi però per sicurezza voi, diciamo che il mio consiglio è quello di completare tutte le missioni esperto, le missioni parallele e di guardare anche le loro ricompense, e soprattutto di dare sempre un'occhiata al negozio abilità e al negozio medaglie FT, e di vedere ogni quanto il negozio medaglie FT venga aggiornato. A questo punto abbiamo visto per, diciamo per ora, le mosse che io vi suggerisco. Ora però, ragazzi, andiamo a vedere l'equipaggiamento, questo è anche molto importante. Allora, per quanto riguarda l'equipaggiamento, diciamo i vestiti con la Q-Bang attiva, non è importante vedere o notare i loro bonus e i malus. Quello che dobbiamo andare a vedere è proprio questa, la Q-Bang. Allora, questo è un discorso diciamo abbastanza particolare, perché le Q-Bang penso che ormai sapete tutti quanti come si ottengono, o se non lo sapete ve lo spiego un'altra volta, perché mi sembra già di averlo detto in un video precedente. Io vi suggerisco in questo caso di andare da Bulma, ovvero alla Capsule Corporation. Una volta andati lì, vedete che vicino a Bulma c'è il robottino per diciamo le ricette mix per creare la Q-Bang.
dovrete semplicemente unire degli abiti di livello 5, entrambi, quindi che siano parte superiore di Bills più parte superiore di Broly, livello 5, e insieme a queste parti di abiti dovrete unire la Super Capsula Mix di livello 6, che in poche parole è una super capsula che appunto si può ottenere nelle missioni esperto o anche appunto nel negozio Mix che si trova appunto a Canton City, dove è possibile unire la super capsula Mix più un cristallo degli inferi e otterrete la super capsula Z Mix. Quindi vi dico un'altra volta, magari in questo caso lo capirete meglio, utilizzate due abiti di livello 5 più una super capsula Z Mix, mi raccomando, perché e deve essere di livello 6 la super capsula Z Mix più gli abiti, importante questo. Però appunto qual è, diciamo, la cosa importante? È che non sempre voi potete ottenere una Kyuubi Bang di livello 6, a volte può uscirvi di livello 5 o anche di più basso, o magari diciamo può uscirvi una Kyuubi Bang di livello 6, come vedete qui, però che non vi soddisfi. Vedete, io infatti ne ho tantissime. Vi faccio un esempio: voi potete unire questi due abiti di livello 5 più la super capsula Z Mix, però magari potrebbe uscirvi, ad esempio, appunto faccio un esempio in questo momento, ovvero che tipo invece questa qui, ecco, prendiamo ad esempio questa qui, ecco, vi dà dei bonus su tutto tranne che sulla salute, che è appunto un malus. Questa magari potrebbe non soddisfarvi, quindi continuate a fare diciamo questi mix finché non vi è, appunto non vi esce una Kyuubi Bang soddisfacente. In questo caso vedete io ne ho fatte tantissime finché non mi è riuscita questa qui, che io ritengo quasi perfetta, perché vedete non c'è nessun malus, vi aumenta tutto, ma soprattutto vedete i super colpi, ma specialmente i super colpi dell'aura. Vi dico, è tutta questione di fortuna e pazienza, fatelo finché potete e vedrete appunto che vi uscirà una super capsula Z Mix, scusate, volevo dire una Kyuubi Bang degna di nota, come questa qui. Io ho messo questa qui perché vedete che ci aumenta al massimo i super colpi dell'aura. E per quanto riguarda questa build, una Kyuubi Bang è diciamo, di questo genere, è importante metterla. Quindi mi raccomando, oltre alle abilità e alla trasformazione importante, è utile anche avere un'ottima Kyuubi Bang, come questa qui, che è di livello 6. E magari diciamo non è che debba essere per forza identica alla mia. L'importante è che potenzi al massimo i super colpi dell'aura, poi il resto lasciate perdere. Per quanto riguarda invece la super anima, questa qui, ecco, anche questo è un discorso molto importante. Allora, questa è una super anima che mi è stata consigliata dal mio fedelissimo amico Crysis, che tra l'altro voglio anche salutare se sta guardando questo video. E questa super anima si chiama Ho detto di non andarci piano con me. Questa, tra l'altro, è una super anima che mi ha detto proprio lui, ottenibile nei negozi medaglie PT. Come vedete, questa qui è la super anima di Gohan ragazzo Super Saiyan 2, con utilizzo di attacco supremo, quindi come faremo noi con Tempesta Gigante e con Raggio Letale delle Imperature, potenzia gli attacchi supremi e consuma gradualmente l'aura. L'importante appunto è che, diciamo, il nostro obiettivo sarà quello di farci potenziare gli attacchi supremi. Poi se ci consuma anche gradualmente l'aura, abbiamo la nostra formazione che ci aumenterà un po' di tacche di aura, aumentando poi anche, diciamo, oltre la barra di aura ci darà anche 2-3 tacche di aura in più. Poi, nel caso in cui invece vogliate utilizzare una superanima diversa, sempre però per fare tantissimi danni, la superanima in questo caso si trova proprio sotto a quella lì che vi ho consigliato, ovvero irritanti piccoli insetti. Questa qui, a differenza degli attacchi supremi, che tra l'altro la superanima di Freeza è prima trasformazione, vi aumenterà gli attacchi speciali. In poche parole, ogni volta che utilizzerete un attacco speciale, e vi suggerisco in questo caso il bombardiere di X perché già fa tantissimi danni, ogni volta che utilizzerete questa mossa, il danno aumenterà sempre di più. Quindi, in poche parole, per gli attacchi supremi vi suggerisco, ho detto di non andarci piano con me, invece per quanto riguarda gli attacchi supremi, scusate, volevo dire, per quanto riguarda invece gli attacchi speciali, vi suggerisco irritanti piccoli insetti. Perché appunto sono due super anime ottime, entrambi tra l'altro ottenibili nel negozio medaglie PT, che appunto mi ha detto il mio carissimo amico Crysis, e sempre lui mi ha detto che sono due super anime ottenibili nel negozio medaglie PT, utilissime per quanto riguarda appunto questa build. Quindi spero ovviamente che vi siano utili. Quindi io ragazzi vi ho detto, diciamo, le mosse, la trasformazione, la Kyuubi Bang e la super anima
per quanto riguarda, secondo me ovviamente, questa è la mia opinione, la miglior build per il PvE di Dragon Ball Xenoverse 2. Però a questo punto, ragazzi, sapete cosa possiamo fare? Allora, andiamo a testare questa build all'interno di un allenamento e ci mettiamo come nemico, appunto, diciamo, un nemico che abbia parecchia salute. Quindi a questo punto cos'è che facciamo? Noi adesso facciamo un piccolo break, ovvero un piccolo taglio, e ci vediamo direttamente in allenamento con un nemico che abbia tantissima salute e vediamo quanti danni riusciamo a fare. Quindi a tra poco. Ok ragazzi, eccoci qui in allenamento. Dunque, allora, cos'è che adesso facciamo? Come vedete, come nemico mi sono scelto Super Ishiron, perché guardate quanta salute ha. Quindi mi sono basato anche sulla sua salute, perché vi ho detto che mi serviva un nemico con moltissima salute per testare i danni che faremo adesso con il nostro personaggio. Dunque, per prima cosa, noi trasformiamoci in Super Vegeta 2. Ecco fatto. E adesso andremo a vedere appunto quanti danni faremo con le nostre supreme. Per prima cosa però attiviamo la nostra cara formazione. Dunque, teniamo premuto il tasto con formazione. Perfetto. Ok, abbiamo attivato formazione. E adesso proviamo un po' a vedere quanti danni faremo con la tempesta gigante. Vediamo un po' se attiva anche la super anima. Vediamo. Allora, vedete esattamente quanti danni abbiamo fatto. Abbiamo fatto quasi 14.000 di danno. La sua salute era oltre il verde. Secondo me gli abbiamo tolto due barre o quasi, io penso. Infatti c'è da barra verde oltre, più quasi alla barra, diciamo, la barra finale. Gli abbiamo levato un fottio. E adesso, vedete, le nostre attacche di aura, tra l'altro, sono queste qui. Che abbiamo consumato per quanto riguarda la tempesta gigante. Però adesso proviamo un'altra volta a fare formazione. Vedete il suo utilizzo, vedete? Allora, facciamo la posta fino alla fine. Formazione, vedete? Ci aumenta praticamente 3 tacchi di aura. E rifacciamo un'altra volta. Vedete? Adesso abbiamo 3 tacchi di aura mancanti. E la rifacciamo, vedete? In poche parole ci aumenta di 3 tacche, 3 tacche la formazione se fatta fino alla fine, appunto, di aura. Quindi è una sorta di meditazione 2.0, però più potente. Adesso rifacciamo un'altra volta la tempesta gigante. Vediamo un po' quanto leviamo. Sentiva anche la super anima, controlliamo. In questo caso lo abbiamo, diciamo, avremmo dovuto shottarlo, secondo me, però siccome siamo in allenamento penso che questa cosa appunto non sia stata possibile. Quindi io direi di fare una cosa, ovvero di allora, vediamo un po', impostazioni, mettiamo salute, in questo caso senza limiti, vediamo, ok. Facciamo un'altra volta il test, controlliamo. Ok, rifacciamo tempesta gigante e vediamo quanto leviamo. Vabbè, in questo caso, diciamo, la salute si è recuperata da sola, quindi dobbiamo per forza mettere il recupero automatico, sì, per forza. Perché purtroppo in allenamento la salute funziona così. Allora, ci carichiamo con la carica suprema, riproviamo, vai. Praticamente i danni più o meno sono stati gli stessi. Sì, infatti gli abbiamo levato quasi due barre di salute. Adesso rifacciamo un'altra volta la formazione. Ripeto, l'importante è farla fino alla fine. A questo punto utilizziamo il raggio letale dell'imperatore, vediamo un po' quanti danni facciamo, via. Vai. Praticamente lo abbiamo portato da quella barra verde in più, se vedete, a quasi, diciamo, ucciderlo, ovvero fino all'ultima barra. Quindi, per farvi vedere, il raggio letale dell'imperatore con questa combinazione di superanima, formazione e anche del super Vegeta fa un fottio di danni. Quindi davvero una cosa incredibile e clamorosa. A questo punto io direi anche di farvi vedere un po' quanto leviamo pure con le altre mosse, ovvero anche con le mosse speciali. Diamo giusto una piccola occhiata. Ci carichiamo, poi facciamo anche formazione. Ok, perfetto. Adesso vediamo con il bombardiere di X, guardate. Guardate quanto leviamo col bombardiere. Adesso utilizziamo anche il Super Kienzan. Guardate quanto anche leviamo col Super Kienzan.
E beh, diciamo che alla fine sì, le mosse sono queste qui. Vabbè, l'evasiva è questa qui di Gogeta su Super Saiyan di quarto livello, che vedete, rimanete così e appunto rimanete intoccabili. Quindi, secondo me, questa build è in grado anche di farvi fare dei danni davvero assurdi. A questo punto, ragazzi, direi di tornare a Canton City, perché prima di, diciamo, chiudere il video, vorrei anche mostrarvi gli attributi per quanto riguarda il mio personaggio, perché mi sono accidentalmente dimenticato di mostrarveli, che sono secondo me la cosa più importante di tutto il video e anche della build. Quindi, a tra poco. Ok, ragazzi, eccoci qui a Canton City. E a questo punto direi di mostrarvi gli attributi per quanto riguarda il mio personaggio, perché secondo me voi tutti non aspettavate altro, perché in molti mi chiedono gli attributi che ho messo sul mio personaggio. Allora, io inizio col dire che questi, diciamo, attributi mi sono stati offerti gentilmente, più che altro suggeriti, dal gruppo di Xenoverse di cui sono anche partecipanti. Quindi vedete, do i meriti anche a chi li detiene, i cosiddetti diritti di autore. Ovvero un gruppo di Xenoverse che si trova su Telegram, di cui non sono io il proprietario, però è un ottimo gruppo per quanto riguarda le informazioni e anche le build per i personaggi. E quindi mi è stata consigliata questa build per il Saiyan maschio e soprattutto anche per il PvE. Adesso ve le faccio vedere. Allora, prima cosa, ragazzi, vedete già che la salute massima è 0 e voi penserete: ma com'è possibile che la salute massima è 0 se vi ho fatto vedere prima in allenamento che era comunque verde, più che altro avevo quasi tutta la barra verde, cioè quasi tutta no, però stiamo più o meno su quel livello, sulla barra verde. Infatti a questo punto, ora che ci penso, forse è meglio che vi ho fatto vedere prima l'allenamento e poi gli attributi, perché voi avrete già visto che la mia salute era quella che è. E tra l'altro questo con la salute massima. Cosa voglio dirvi con questo? Che è inutile che voi mettiate la salute massima. Tipo, alcuni ho visto che la mettono a 50, altri addirittura a 100, roba da matti. Se avete Saiyan maschio, ragazzi, e soprattutto anche per i PvE, ma secondo me anche per il PvP, la salute rimanetela a 0. Tanto avete visto voi in allenamento che la mia salute è perfetta così com'è, anche a 0. Quindi mi raccomando, non mettete, più che altro non sprecate punti inutili sulla salute. Per quanto riguarda invece l'aura massima, ragazzi, abbiamo l'aura massima a 84. Qui diciamo che c'è una sorta di scelta, ovvero che potete scegliere se inserire l'aura sul vigore e metterlo 84, cioè potete decidere se mettere aura 42 e vigore 84. In poche parole, invertite gli attributi. Però in questo caso, siccome io necessito più di aura, ho deciso di mettere 84 e il vigore su 42. Secondo me 42 è una cifra che ci può stare, perché non è né troppo alto né troppo corto. Io, diciamo, vi sconsiglio di mettere troppi punti sugli attributi. Scusate, volevo dire, vi sconsiglio di mettere troppi punti sul vigore, perché fate caso che voi avete 84 di vigore. L'avversario vi rompe il vigore e ci vorranno davvero, diciamo, ci vorrà un'eternità affinché il vostro vigore possa tornare come prima. Non dovete sempre pensare più vigore ho e più teletrasporti faccio, no, è sbagliato. Dovete equilibrare il vostro vigore in modo che, se nel caso l'avversario ve lo rompa, sarete in grado subito di riprendervi e il vigore si possa ricaricare. Quindi, secondo me, la scelta migliore è mettere 84 di aura. Tanto vi ho fatto vedere che con 84 di aura mi sembra che ho 9 tacche di aura e col vigore massimo 42, che è sufficiente. Però, come vi ho detto, potete anche decidere di invertire l'aura col vigore. Quindi mettete 84 a vigore e 42 ad aura. Quindi a questo punto passiamo agli attacchi di base. Gli attacchi di base sono molto importanti quando appunto dovete fare le combo, queste cose, e li ho messi a 124. Per quanto riguarda invece i super colpi, vi dico, i super colpi, ragazzi, anche qui non vi serviranno a nulla, soprattutto anche con la QQ Bank che vi ho fatto vedere, perché il Saiyan è una razza anche che già parte con dei super colpi molto, ma molto, diciamo, potenti. Quindi è un po' lo stesso discorso per la salute. Non sprecate di punti per i super colpi per la salute, ma più che altro, ecco, diciamo, l'attributo a cui dovete dare maggiore importanza, ovvero i super colpi dell'aura che vi ho fatto vedere, la QQ Bang, le supreme, i punti attributo, ragazzi, incentrateli sui super colpi dell'aura e mettetene 125, tra l'altro mi sembra che sia il massimo da mettere, 125, se non vado errato.
Quindi mettete 125 di supercoppia di Laura e con questa build, per quanto riguarda i punti attributo, ragazzi, state secondo me a posto. A questo punto, ragazzi, io vorrei far finire qui il video, ma secondo me noi potremmo fare giusto un ultimo test, ovvero un'ultima prova con il raid che tra l'altro è disponibile a Canton City. Infatti attualmente c'è un raid attivo. Quindi, sperando di riuscire a beccare delle persone, io adesso vado a fare la stanza e se entrano delle persone noi facciamo un test anche nel raid e vediamo se riusciamo ad arrivare primi. In teoria dovremmo riuscire ad arrivare primi, o almeno io con questa build sono sempre arrivato primo con i danni che faccio. L'ultima volta ho fatto 8000 di danno perché appunto ho fatto supreme e bombardieri di X a profusione. Adesso vedremo. Quindi ragazzi, nel caso ci becchiamo tra poco. Ok ragazzi, eccoci qui pronti per fare questo raid. Fortunatamente sono entrate alcune persone. Quindi a questo punto direi di iniziare subito con il raid e partire ovviamente con il nostro personaggio e con la build che vi ho fatto vedere. Quindi a questo punto massima concentrazione. Aspettiamo appunto il caricamento ed ecco qui il nostro personaggio e andiamo direttamente appunto nel raid. Ok ragazzi, eccoci qui nel raid, ovvero un mutevole incubo. Allora, in questo caso ragazzi, diciamo che il raid durerà 5 minuti, quindi dovrete vedere tutto quello che io farò in 5 minuti. Ci carichiamo come prima cosa, ed ecco che appunto arriva Majin Buu, già abbastanza danneggiato. Tra l'altro gli farà anche molti danni. Adesso noi ci carichiamo. Ecco fatto. Vediamo subito di colpirlo con il bombardiere. Però facciamo formazione, ok, perfetto, adesso vediamo un po' quanti danni riusciamo a fare. Ecco, gli hanno rotto anche la stamina, perfetto, speriamo anche che riusciamo a colpirlo, perfetto. Adesso noi ci carichiamo giusto un altro po', ecco fatto. Allora, rifacciamo un'altra volta la formazione, ok. E variamo un po' utilizzando anche il raggio e l'età dell'imperatore, vai. Vai, ok, perfetto. Vai, di nuovo a questo punto carichiamoci un altro po', perché appunto questa super anima vi consuma gradualmente un po' di aura, però ne vale la pena in questo caso. A questo punto variamo col bombardiere. Ecco fatto, vai. Ok. Un altro po' di raggio dell'imperatore. Vai, ok, perfetto, vai, vai, ok. Allora, a questo punto carichiamoci un altro po'. Molto bene. Tra l'altro gli alleati che tengo sono soprattutto molto utili, fortunatamente. Con la formazione, vai. Ecco fatto. Allora, adesso vai. Ok, tempesta fatta. Ok, forse l'ho preso di nuovo con la tempesta, bene. Allora, ecco, mo si trasforma in Super Buu. Ok. Adesso carichiamoci giusto un altro po'. Molto bene. Hai separato stavolta questo. Ok, bombardiere per il... Vai. Mi sa che si è un attimo buggato Super Buu per i troppi danni che sta ricevendo. Formazione di nuovo. Ecco fatto. Allora. Adesso vengo il bombardiere, preso. Vai di nuovo, bombardiere, ancora. La strategia ragazzi è sempre questa qui, ovvero spammare il bombardiere. Poi se volete alternatevi con il Super Kienzan oppure con qualche altra mossa speciale che volete. Adesso sta mirando noi, però stiamo attenti a questo qua, se ci colpisce farà troppi danni. Allora vai, bombardiere, perfetto. Un bel... cioè scusate, una bella formazione adesso. Ok. Adesso carichiamoci.
Bene. Beh, se un'altra volta ha bloccato questo, perché sta subendo troppi danni. Ok. Fatto. Adesso forse l'ho colpito. Vediamo. Ok. Stavolta sì, colpito aveva praticamente la stamina danneggiata. Ricarichiamoci di nuovo. Allora, carichiamo. Meno male che non mi ha preso qua, eh. Ero vicinissimo alla sua Kamehameha. Per questo curiamolo, va. Allora, qua dobbiamo fare più cose possibili prima che praticamente si trasforma in... Ecco, appunto, stavo per dirlo. Prima che diventa Kid Buu, ecco, adesso lui diventerà intoccabile. Cioè, la sua stamina non potrà più essere distrutta. Approfittiamo per fare più sprone possibili. Adesso non possiamo sapere se lo stiamo colpendo, ma in teoria però, se la super anima si attiva vuol dire che lo stiamo colpendo. Allora, colpiamolo di nuovo. Ok, adesso una piccola formazione, vai. 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 Ok. Ok, tu sei vivo. Adesso una piccola capsula, altrimenti qui facciamo una brutta fine. Vai. Forse l'abbiamo colpito, perché si sta attivando la super anima. Ok. E adesso dobbiamo un'altra volta caricarci. Allora, carichiamoci. Facciamo un'altra volta la formazione. Ok. E ora alterniamoci con il raggio letale dell'imperatore, sperando di riuscire a colpire, perché lo vedo fermo a questo. Secondo me sta subendo un po' troppo. Ecco, adesso si sta un'altra volta smuovendo, in teoria. Allora, mi sa che si è leggermente buggato Kid Buu, perché forse sta subendo troppi danni, credo. Vai. Di nuovo. Ok. Adesso utilizziamo bombardiere. Io più che altro spero di riuscire di stare a colpirlo, perché purtroppo non so se lo sto colpendo, quello è il problema. Vabbè, comunque, vai. Allora, per sicurezza un'altra formazione. Ok. Per concludere in bellezza, un'ultima tempesta gigante, vai. Ok, adesso vediamo un po'. Il raid dovrebbe essere finito. Ok, lui adesso scappa. E vediamo un po' quanti danni abbiamo fatto. Sperando che quest'ultima parte in cui lui è stato fermo non ci abbia penalizzati, ecco. Ok, conclusione. Ce l'hai fatta. Allora, adesso vediamo. E siamo arrivati primi e guardate quanti danni abbiamo fatto. Quasi 8000, come vi ho detto all'inizio. 7411, ragazzi. 7411. Quindi io spero vivamente che questa build, appunto, ragazzi, vi sia utilissima. Torniamo a Canton City. Bene ragazzi, eccoci qui tornati a Canton City. Dunque, io spero di essere stato il più appunto chiaro, conciso, lucido possibile. Vi ho spiegato tutto quello che potevo spiegare. Vi ho fatto vedere le mosse, gli attributi, trasformazione, QQ Bang, super anima e soprattutto vi ho fatto anche vedere in allenamento e in un ride quanti danni facciamo, se seguite tutto il mio procedimento. Io ragazzi spero vivamente che questo video, questa guida, che tra l'altro in molti anche mi hanno richiesto, spero vi sia stata utile. Vi ho anche spiegato nel metodo del video come appunto fare, creare le migliori QQ Bank possibili. Quindi se vi è stato tutto chiaro e nello specifico il video appunto vi è stato utile, ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace. Vi invito di nuovo, appunto, ve lo ripeto, a iscrivervi al canale, attivate, mi raccomando, la campanellina, lasciate like, credo di avervelo già detto, scusate, sono un po' stanco, infatti non so quanto questo video sia durato, ma cercherò di fare dei tagli, e quindi vi invito anche a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate e se questa guida vi sia stata utile. Mi raccomando, condividete il video ai vostri amici. Ragazzi, noi ci salutiamo, e nei prossimi giorni ho intenzione anche di portarvi altri video su Xenoverse, spero ovviamente che siano di vostro gradimento e siano utili. Detto ciò ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!